Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati al viaggio in Italia e questa volta vi porto nelle Marche, che è una regione che io avevo visitato veramente tantissimi anni fa, ero giovanissima, però ancora me la ricordo. Mi ricordo proprio l'itinerario che avevamo fatto, tutte le località che avevamo toccato e tutto quello che avevamo visto. Quindi è un buon segno per la mia memoria perché mi ricordo un sacco di cose, ma è anche un buon segno per voi perché almeno vi posso dare dei consigli un pochino più precisi sul tipo di itinerario che si può fare, o almeno uno degli itinerari che voi potete fare, perché la regione delle Marche è comunque abbastanza grande. Io non sono riuscita a vedere tutte le zone esistenti in quella regione, ovviamente, e mi sono concentrata solo su una parte che più o meno è quella che sta nei dintorni di Pesaro. In quell'occasione noi avevamo alloggiato in un hotel direttamente sulla spiaggia, ma era un hotel molto piccolo, molto economico, senza tante pretese, ma del resto eravamo giovani, volevamo spendere poco e quindi non siamo andati a guardare il pelo nell'uovo come invece faccio adesso, perché adesso quando scelgo un alloggio pretendo che sia in un certo modo, perché comunque pago, magari pago di più, e quindi lo voglio con determinati servizi, con determinate caratteristiche. Però al di là di questo, che magari a voi nemmeno interessa, vi voglio un po' raccontare quello che è stato il mio itinerario. Diciamo che in un certo senso la zona delle Marche che ho visto io si potrebbe definire il viaggio dell'arte e della poesia, e poi capirete perché. Ma partiamo da Pesaro, il cui simbolo è una sfera di bronzo che sembra quasi galleggiare sull'acqua e che si chiama il pomodoro. Prende il nome da chi l'ha realizzata, quindi Arnaldo Pomodoro, che se non ricordo male ha ideato questa scultura nel 1998. Però al di là di questo, Pesaro è comunque principalmente una città di mare perché ci sono 7 chilometri di spiaggia, quindi un litorale lunghissimo tra spiagge attrezzate e spiagge libere. Ma come vi dicevo prima, nelle Marche c'è tanta storia, tanta poesia, tanta arte. Infatti Pesaro non è solo mare perché è la città natale di Gioachino Rossini, che era rimasto talmente legato a questa città da lasciare alla sua morte una somma di denaro abbastanza importante che è servita poi per istituire il conservatorio. Ci sono altri luoghi che lo ricordano oltre al conservatorio e sono la sua casa natale, che si trova proprio in via Rossini al civico 34, e poi il teatro. Una città molto diversa, però molto vicina, è Urbino. È l'emblema del Rinascimento, è veramente una bella città e il suo centro storico dal 1998 fa parte del patrimonio dell'UNESCO. Palazzo Ducale è la reggia dove abitò Federico da Montefeltro e oggi è la sede della Galleria Nazionale delle Marche, che ospita una delle più belle e importanti collezioni d'arte del Rinascimento italiano. All'interno ci sono delle opere di Raffaello, che nacque proprio ad Urbino, e infatti è possibile vedere la sua casa natale. Un altro luogo che vi consiglio assolutamente è l'oratorio di San Giovanni Battista, dove è possibile ammirare un imponente ciclo di affreschi realizzato tra il 1415 e il 1416. Poi assolutamente vi consiglio di raggiungere la fortezza perché quello è il punto più panoramico della città e quindi il paesaggio è veramente suggestivo. È anche adatto, secondo me, se volete magari un momento romantico con il vostro lui o con la vostra lei. Un altro luogo che assolutamente vi consiglio e che è ricco di arte, di poesia e di storia è Gradara, perché proprio lì c'è il castello di Paolo e Francesca. Chiunque abbia fatto le scuole superiori non può non ricordarsi la Divina Commedia di Dante e il famoso Canto Quinto, dove appunto abbiamo conosciuto tutti Paolo e Francesca. Prima di fare un brevissimo riassunto di chi erano Paolo e Francesca, per chi magari non lo sapesse o non lo ricordasse, voglio parlarvi un attimo di Gradara, che è un borgo fortificato veramente bellissimo, rappresenta una delle strutture medievali meglio conservate in Italia. In particolare, però, è la Rocca di Gradara che è conosciuta come il castello di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, che hanno vissuto una storia d'amore che è stata resa immortale dai versi del Canto Quinto della Divina Commedia di Dante. Però, in onore dei vecchi tempi, ossia di quando studiavo alle scuole superiori, voglio fare un piccolo riassunto brevissimo per raccontarvi chi sono, o meglio, chi erano Paolo e Francesca. Questo magari per chi non lo ricordasse o per chi semplicemente non avendo fatto le scuole superiori non ha mai avuto occasione di studiare la Divina Commedia e quindi
quindi di incontrare queste due anime così particolari. In particolare siamo nella prima cantica della Divina Commedia, che è l'inferno. Nel secondo girone, che è quello dei lussuriosi, è buio e il vento fa roteare le anime dannate. Dante, accompagnato da Virgilio, rimane molto colpito soprattutto da due anime che stavano roteando unite e sono appunto le anime di Paolo e Francesca. Dante si rivolge a loro e le anime si avvicinano. Francesca, mentre Paolo sta in silenzio per piangere, poi solo alla fine, racconta la loro tragica vicenda e parte dal fatto che entrambi sono morti per mano del marito a causa del loro peccato. E dietro richiesta di Dante, Francesca fornisce ulteriori dettagli e spiega quali sono state le circostanze durante le quali hanno capito di essere innamorati. Stavano leggendo un libro, un romanzo, Lancillotto e Ginevra, e durante la loro scena d'amore praticamente hanno capito di essere innamorati, si sono lasciati andare ad un bacio passionale e questo li ha condotti alla morte. Ed è qui che Paolo scoppia in lacrime. Sicuramente tutti quelli che hanno studiato la Divina Commedia ricorderanno il celebre verso: Amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. E dopo questo tuffo nel passato, almeno per quanto mi riguarda nel passato, perché io ho studiato la Divina Commedia 20 anni fa, quindi è passato parecchio tempo, direi che possiamo andare avanti con l'itinerario delle Marche. Quindi Gradara assolutamente ve la consiglio, non soltanto per la rocca, che è molto bella, ma anche per altri motivi. Ci sono molte cose carine da vedere. Gradara vi fornirà da subito un forte impatto scenografico perché, grazie alle sue due cinte murarie e all'ottimo stato di conservazione del castello, arredato tra l'altro con mobili del 400 e del 500, davvero vi stupirà. E attorno alla fortezza si può percorrere il sentiero degli innamorati, che cinge la collina da cui si può ammirare un incantevole paesaggio. Poi, per gli appassionati, c'è anche un parco ambientale dedicato alla falconeria, quindi ci sono una serie di motivi per cui andare a Gradara. Un'altra città che vi consiglio assolutamente è Ancona, che sorge in una posizione scenografica tra terra e mare. Tra i simboli di Ancona troviamo l'arco di Traiano, che è un arco romano eretto nel primo secolo d.C., e la mole Van Vitelliana, che è una splendida isola artificiale a pianta pentagonale all'interno del porto. Poi la città possiede varie spiagge, sia di costa alta che di costa bassa. E tra le prime la più centrale è quella del Passetto, con grandi scogli bianchi tra i quali la seggiola del Papa e lo scoglio del Quadrato. Poi, oltre a questo, sicuramente da vedere la chiesa di Santa Maria delle Piazze, il Teatro delle Muse e la Loggia dei Mercanti. Poi, partendo da Ancona, potrete vedere una zona bellissima che si chiama Monte Conero, ma in generale tutta la Riviera del Conero davvero merita di essere vista, perché dal punto di vista paesaggistico è veramente uno spettacolo. Diciamo che si discosta un po' dal classico litorale adriatico, cioè sabbia, spiagge piatte, un po' anonime se vogliamo. Invece Monte Conero è veramente tutto un altro genere dal punto di vista paesaggistico, perché vi ritroverete davanti uno scenario con delle scogliere alte, bianche, acqua cristallina, quindi assolutamente consigliatissimo. In particolare la spiaggia delle Due Sorelle, che si trova a Sirolo, è l'emblema della Riviera del Conero, un luogo magico che prende il nome dai due scogli gemelli che emergono dal mare. Poi ci sono dei borghi molto suggestivi, come ad esempio Sirolo e Numana, che vantano storie greche, picene e romane, e poi ci sono baie spettacolari come quella di Porto Novo. Inoltre, in tutta la Riviera del Conero ci sono dei luoghi di interesse naturalistico, città d'arte, quindi sicuramente tantissimo da vedere. Poi un altro luogo che ho visitato, anche se è di tutt'altro genere, è Loreto, perché volevo andare a vedere il santuario della Madonna di Loreto. Ero curiosa perché me ne parlava tanto mia nonna, me ne parlava mia mamma, perché nei lontani anni 60 facevano delle vacanze nella regione delle Marche. E il santuario di Loreto io l'ho sempre sentito nominare in casa mia già quando ero piccola e quindi avevo la curiosità di vedere questo santuario. Inoltre, non so se avevate visto il mio video su Lourdes, io sono abbastanza curiosa quando si tratta di fare degli itinerari religiosi, non tanto per l'aspetto religioso in sé, ma perché mi piace proprio anche dal punto di vista artistico, dal punto di vista storico, andare a vedere chiese, santuari, eccetera.
quindi assolutamente ne ero attratta anche per questa ragione. Il santuario ospita la celebre reliquia della Santa Casa di Nazareth, dove secondo la tradizione la Vergine Maria nacque e visse e dove ricevette l'annuncio della nascita miracolosa di Gesù. Ma il santuario di Loreto è anche un bellissimo esempio di basilica fortezza, che è caratterizzata da camminamenti di ronda, torrioni, corpi di guardia e sistemi difensivi piombanti. È bellissimo percorrere i camminamenti dai quali si può ammirare la dolcezza della campagna marchigiana e godere di un panorama veramente meraviglioso tra spazi verdi e cielo azzurro. Un'altra località ricca di arte e di poesia che ho visitato è stata Recanati. È famosa perché in questa località sono nati sia Giacomo Leopardi, che è considerato uno dei più grandi poeti della letteratura italiana, e Beniamino Gigli, che è considerato uno dei più grandi cantanti lirici italiani. Recanati è situata in una posizione strategica, tra l'entroterra e la costa, quindi tutto il litorale marino. Ed è molto bella dal punto di vista, diciamo, paesaggistico, perché è la classica città balcone, ossia quelle città che rimangono un pochino in alto e che vi offrono veramente un panorama spettacolare. Ma quello che mi è piaciuto di più e che ho trovato più interessante a Recanati è stato l'itinerario poetico, ossia ripercorrere tutti i luoghi leopardiani. Sono partita col Colle dell'Infinito, sicuramente ricorderete la poesia L'Infinito, che iniziava dicendo: "Sempre caro mi fu quest'ermo colle", e proprio questo è inciso sul muro che si trova appunto sul Colle dell'Infinito. Poi sono andata a vedere la piazzetta Sabato del Villaggio, su cui si affacciano il settecentesco Palazzo Leopardi, che è la casa natale del poeta che custodisce la preziosa biblioteca, che contiene oltre 20.000 volumi. Poi sono andata a vedere la casa di Silvia, la sommità del Monte Tabor e la torre del Passero Solitario, che è ubicata nel cortile del chiostro di Sant'Agostino. Quindi, come potete constatare, ci sono tantissime cose interessanti da vedere nella regione Marche. Io ho potuto raccontarvi solo una piccola parte perché questo è stato il mio viaggio, ma sono sicura che ce ne sono tantissime altre da scoprire. Comunque, io per oggi mi fermo, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.